Benvenuti al consueto appuntamento con il telegiornale sul canale 85 di Tris. Come sempre, prima di andare in onda con le notizie, vediamo insieme i principali argomenti di oggi. Controlli dei NAS, chiusi due frantoi in Sicilia per carenze igieniche. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per oltre 1 milione di euro, indagate 6 persone. L'appello disperato di una donna che sta per essere sfrattata. Cerco lavoro e un tetto. Finanziaria regionale e sanità in Sicilia, tante proposte per il territorio siracusano. Il Carnevale di Sciacca, presentata in conferenza stampa al Museo del Carnevale, l'edizione 2024. Questi i principali titoli di oggi, tra poco il TG, ma prima qualche istante di pubblicità. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Rieccoci in studio, benvenuti a questa edizione di Tris Sicilia TG. Come avete ascoltato dai titoli d'apertura, controlli dei NAS con due frantoi chiusi in Sicilia, le accuse erano quelle di olio non tracciato e carenze igieniche. Ce ne parla nel servizio d'apertura Katia Scapellato. In Italia, nel settore oleario, un'azienda su 5 non è in regola. Si tratta di uno dei principali comparti della produzione agroalimentare. In Sicilia, i carabinieri del NAS di Catania hanno effettuato controlli presso un frantoio oleario di Messina ed hanno sequestrato 800 litri di prodotti oleari stoccati in contenitori privi di indicazioni relative alla tracciabilità e all'origine. I NAS di Ragusa hanno invece chiuso uno stabilimento di imbottigliamento oli attivato in assenza di autorizzazione e anche in pessime condizioni igienico-sanitarie. Si trovava in un'azienda agricola della provincia ragusana. Nel corso del controllo sono stati sequestrati anche 1.825.000 litri di olio extravergine di oliva destinato alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta a 200.000 euro, quello del prodotto oleario quasi 18.000. Complessivamente i NAS hanno eseguito 1.250 ispezioni agli addetti della filiera e hanno accertato irregolarità presso 256 aziende ed esercizi commerciali. Complessivamente sono state sospese 22 attività, sequestrati oltre 46.000 litri di olio non censito o dichiarato di qualità superiore rispetto alla realtà. Operazione della Guardia di Finanza di Siracusa, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per oltre 1 milione di euro. Sono stati sequestrati autoveicoli di lusso e conto correnti e indagate 6 persone. Vediamo il servizio. I militari della Guardia di Finanza di Siracusa hanno eseguito un decreto di sequestro disposto dalla GIP del Tribunale Retuseo nei confronti di 6 persone indagate per reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Le investigazioni coordinate dalla Procura e condotte dalle Fiamme Gialle e la Compagnia di Augusta hanno fatto emergere come un imprenditore di origini genovesi, rappresentante legale di una società attiva nella zona industriale megarese, avesse distratto circa 650.000 euro dai conti correnti societari e da alcune autovetture aziendali, nonostante avesse presentato una richiesta di concordato preventivo al Tribunale Siracusa e non avesse più pagato i dipendenti. Le indagini hanno consentito di ricostruire ulteriori episodi distrattivi da parte dell'imprenditore di una società
sua conoscente e di alcuni loro parenti, a cui sono state corrisposte somme di denaro per circa 130.000 euro a titolo di stipendio da parte della società, nonostante non avessero mai prestato alcuna attività lavorativa nell'azienda. Sono state anche accertate operazioni di autoriciclaggio dei proventi della bancarotta per oltre 100.000 euro che sono stati utilizzati per costituire nuove società riferibili all'imprenditore. Sono in corso le operazioni di sequestro che hanno consentito di cautelare due autoveicoli di lusso, gioielli e ingenti somme di denaro in contanti e sui conti correnti degli indagati. Con la cronaca ci spostiamo nel palermitano, parliamo di mafia con un sequestro di beni per 700.000 euro ad un esponente del clan Inzerillo, un provvedimento di sequestro preventivo anche a Trapani. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento della sezione misure di prevenzione nei confronti di Francesco Di Filippo, 45 anni, di sequestro di beni. Si tratta di una comunità alloggio per anziani, un'impresa funebre, un'attività commerciale di rivendita di caffè, un veicolo commerciale, una porzione di villa bifamiliare nel comune di Carini, un natante con motore fuoribordo da 150 cavalli e 19 rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato di circa 700.000 euro. Di Filippo, indagato nell'operazione New Connection del 2019, che colpì il mandamento mafioso di Passo di Rigano e la famiglia degli Inzerillo, è stato condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione con sentenza emessa dal GUP di Palermo nel giugno del 2021 con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata. L'uomo è stato coinvolto anche nell'inchiesta Padronanza del 2020, condotta sempre dalla polizia nell'ambito del mandamento mafioso della Noce e in particolare della famiglia mafiosa di Crillas. La pena è stata confermata in appello lo scorso 20 febbraio. I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, inoltre, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Trapani nei confronti di un uomo residente a Paceco, riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini hanno riguardato una persona aggravata da precedenti penali relativi alla coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, il quale, alla luce della condotta e del tenore di vita, si ritiene che viva abitualmente anche in parte con i proventi delle attività delittuose. Parliamo di un caso disperato adesso, quello della signora che vedete alle mie spalle. La signora Tiziana, senza sostegno economico, sta per essere sfrattata da casa e una donna siracusana che lancia un appello per trovare lavoro e un tetto. Siamo con la signora Tiziana Trombatore, ha richiesto un nostro intervento per lanciare un appello oggi, un appello che la porta a voler continuare a riempire quella che è la sua vita di cose più costruttive. Purtroppo la sua vita è stata caratterizzata dalla malattia dei suoi genitori che ha assistito per anni. Quindi si è concentrata soprattutto sull'assistenza dei genitori che sono venuti a mancare. Fino a maggio riusciva Tiziana a portare avanti il benessere del padre a livello di salute e anche a livello economico con la pensione del padre. A maggio del 2022 viene a mancare il padre e quindi Tiziana non ha neanche più un sostegno economico, ma non si arrende, vuole andare avanti e vuole da sola riuscire anche a trovare soprattutto un lavoro che le possa garantire anche un affitto mensile, perché da dove si trova in questo momento è in fase di sfratto, perché non paghi. Esecutivo. Sfratto esecutivo. Da un giorno all'altro io rischio. Tiziana, raccontaci un po' la tua storia. Eh sì, bene o male, dalla morte di mio papà la mia vita è cambiata, perché io papà mio l'ho assistito per ben 12 anni, una persona paralleggica, non autosufficiente, allettata. Tutto in un giro nemmeno di 20 giorni. È andato via che rideva e poi è andato, non c'è stato più niente da fare. Da allora è cambiata la mia vita, perché giustamente a chi avevo la possibilità di un affitto, della spesa, di tutto quello che una piccola famiglia riesce a avere, avevo. Da allora non è più così, compreso il reddito di cittadinanza,
compreso il fatto che non mi posso permettere un affitto, una bolletta, perché con 500 euro... Certo. Come si fa? Ecco, adesso la tua problematica è che per quanto il padrone di casa sia stato comprensivo, oggi ha bisogno dell'immobile e tu devi andare via. Devi andare via, non hai una base economica. Ecco, cosa chiedi? Appunto, intanto nel piccolo, nel grande, non lo so, un aiuto, proprio un aiuto, perché io da un giorno all'altro sto aspettando l'ufficiale giudiziario. E ad oggi non mi sento chiamata Caritas, niente. Assistenti sociali, mi sento dire un appoggio di 30 giorni in qualche pensionato. Poi dopo i 30 giorni siamo di nuovo... Io ho anche i miei effetti personali, le mie cose. La tua vita, che vuoi comunque portare avanti. La mia vita. La tua storia. Quindi all'assessorato alle politiche sociali di Siracusa la conoscono. Sì. Ok, ad oggi non ti hanno dato ancora risposta, no. E con l'assistente sociale non riuscite a trovare una soluzione, un compromesso, no. Buono anche per te, perché ricordiamo che Tiziana ha 50 anni e quindi non è il caso di andare in un pensionato dove ti hanno proposto di andare. Tiziana, se dovessimo anche lanciare un appello, a chi potrebbe aiutarti a darti un posto di lavoro? Sei molto predisposta all'aiuto domestico? Sì. Cosa? Sì, posso garantire molto sulla pulizia, perché ho lavorato con le case vacanza. Bene o male la pulizia, poi avendo avuto papà, essendo stata molto casalinga, la pulizia la posso garantire anche in altri settori. Questo appello è rivolto anche a chi sta ascoltando in questo momento questo messaggio, e se può offrire un posto di lavoro di aiuto domestico in un'azienda di pulizie, perché no? La signora Tiziana è disponibile, e soprattutto conoscendola, noi che siamo venuti oggi qui possiamo garantire che effettivamente è una persona molto garbata e precisa nel avere un equilibrio, diciamo, di igiene e salute. E poi la cosa che proprio mi interessa molto di più è proprio sapere dove andare, perché prima o poi, come vi ho detto, dovevano venire il giorno 1 dicembre a tirarti fuori da sì. qui. O anche loro sanno io a oggi non so perché non sono venuti, però conoscendo il mio padrone di casa, perché giustamente chi affitta, se lo fa, c'è un motivo, perché se no ha anche lui pienamente ragione. Da un anno e mezzo, quasi due, non pago né la luce, penso che chiunque, certo, anzi è stato comprensivo, però è il momento che anche tu vuoi. Sì, la conclusione io lo so che prima o poi avverrà, e proprio per questo io ho paura. Andare a finire dove? Veramente sopra i ponti? Non lo so. Vuoi lanciare un appello? Vuoi dire qualcosa? Che proprio le istituzioni mi aiutano, perché si dice volere potere. Sono tanti gli interventi proposti per il territorio siracusano nella finanziaria regionale appena approvata. Ce ne parla in questa intervista il deputato regionale Tiziano Spada. La finanziaria da poco approvata all'ARS propone tutta una serie di iniziative, qualcuna in particolare che va a favore della popolazione? È stata una lunga finanziaria, sono stati tanti gli interventi che abbiamo proposto come Partito Democratico, ma nello specifico come parlamentare di questa provincia, che avranno un impatto importante sui singoli territori. Parto dal fatto che abbiamo fatto inserire all'interno di questa finanziaria 100.000 euro per la realizzazione di un centro diurno per autismo che realizzeremo nel comune di Floridia. Altri 100.000 euro sono stati destinati per la realizzazione di un tenso statico nel comune di Avola, e ancora 130.000 euro per la riconferma del palio ippico dell'Ascensione e le iniziative di promozione turistica connesse. Importanti interventi sono stati fatti anche a livello regionale più generali, come per esempio un mio emendamento che
prevede l'abolizione del vincolo che fino a oggi veniva imposto agli ottici per l'apertura di nuove attività, che era condizionato dal numero di abitanti e dalla distanza tra un ottico e l'altro, che non c'è più. Viviamo in prima persona nella nuova provincia di Siracusa questione pediatria, ma proprio per dirne una. Ma la questione pediatria è l'ultimo di una serie di problemi che sta affrontando la nostra provincia. È inaccettabile che oggi la sanità venga gestita e sia appannaggio della politica. Ho detto in più occasioni e lo ribadisco anche qui, bisogna fermarsi un attimo, rimettere al centro quello che è il vero problema, ovvero la questione sanitaria, mettendo da parte le divisioni e mettendo da parte soprattutto le ingerenze della politica che in questa provincia nello specifico stanno portando all'abbandono e all'allontanamento di diversi medici che hanno deciso di abbandonare la nostra provincia e stanno mettendo in seria crisi i nostri reparti. Oggi, se il sistema sanitario provinciale sta continuando a reggere, è grazie ai medici che con tanti sacrifici, con tante ore di lavoro e con tante turnazioni stanno reggendo tutto l'impianto. Se a questi medici dobbiamo far venire meno anche la voglia e la determinazione che fino ad oggi ha consentito a tanti reparti di rimanere aperti, abbiamo finito, è la fine. Tra l'altro c'è da dire anche il nuovo ospedale Siracusa che ha bisogno di completare il finanziamento, dico, come stanno le cose? Rispetto al nuovo ospedale di Siracusa ho visto diverse iniziative di parlamentari nazionali, sia di maggioranza ma anche di opposizioni, che si sono mosse in questo senso per cercare di far impegnare il governo Meloni, il governo centrale, con degli ordini del giorno rispetto al completamento del nuovo ospedale. Ma sul nuovo ospedale di Siracusa le risorse saranno garantite dal nuovo PSC, su cui c'è stato un impegno da parte del Presidente della Regione, su cui ho presentato anche Piano Sviluppo e Coesione, ricordiamo. Piano Sviluppo e Coesione, su cui ho presentato anche una risoluzioni in commissione UE di cui faccio parte, quindi a breve avremo anche dei risvolti in questo senso. Il lavoro fatto e portato avanti da Sua Eccellenza il prefetto Giusi Scaduto, che è stata rinnovata e diciamo continuerà questo lavoro di sistemazione anche dal punto di vista progettuale, aiuta anche nell'accelerazione dei tempi per l'inizio di questa opera importante, strategica e fondamentale per la nostra provincia. Servono medici e servono in fretta, così il deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra sulla crisi della sanità pubblica a Siracusa. Sulla crisi della sanità pubblica a Siracusa interviene anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra. Una classe politica che abbia un minimo di visione deve innanzitutto comprendere le ragioni che hanno portato all'attuale crisi della sanità italiana e soprattutto di quella siciliana. Il sistema sanitario della nostra regione, dice Scerra, è in uno stato comatoso a causa dei tagli. Soffre per una carenza di personale mai contrastata, con il ricorso a sistemi di precariato poco allettante per professionisti capaci. Soffre per la scarsissima capacità di gestione a livello regionale. Il deputato del Movimento 5 Stelle denuncia anche che a farne le spese sono sempre e solo i cittadini. E la situazione siracusana ne è l'emblema, dichiara ancora Scerra, che conclude dicendo che oggi servono medici e servono in fretta, altrimenti diventeranno all'ordine del giorno le battaglie di campanile tra ospedali vicini, con turni e spostamenti insostenibili per pochi medici disponibili e conseguente diaspora verso la sanità privata. A chi governa oggi ricordiamo che ha la responsabilità, dice Scerra, delle scelte per il presente e per il futuro. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del Carnevale di Sciacca, ormai alle porte. C'è stata la presentazione in conferenza stampa al Museo del Carnevale per presentare appunto l'edizione 2024, per noi l'ha seguita Noemi Costanzo. Il Carnevale alle porte, è presso il Museo del Carnevale di Sciacca si è tenuta la conferenza stampa per presentare l'edizione del 2024. Presente il sindaco Fabio Termine e i referenti della Futuris, società vincitrice del bando del comune di Sciacca, per l'organizzazione e la gestione del carnevale. Si comincia il 10 febbraio per poi proseguire l'11, il 17 e il 18 febbraio. Sentiamo a Sciacca per la nostra tradizionale sfilata dei carri allegorici, il nostro tradizionale carnevale che torna
sempre più ricco di maschere, di colori e soprattutto dei nostri carri allegorici che saranno anche quest'anno maestosi. In ogni giornata si terrà la spettacolare parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Salvatore Allende. A conclusione di ciascuna delle quattro giornate, a partire dalle 20, si terranno spettacoli, esibizioni dei carri allegorici in concorso e recite allegoriche. Quest'anno saranno tante le speciali attività collaterali al Carnevale di Sciacca, come l'anteprima del Carnevale o la mostra fotografica Sciaccarnevale, ma anche l'evento Peppe Nappe incontra i pazienti dell'ospedale. E ancora, Carnevali d'Italia, la social community più famosa d'Italia, racconterà il Carnevale di Sciacca attraverso contenuti inediti. Ci sarà anche la lotteria del Carnevale di Sciacca 2024, cui estrazione è prevista il 26 febbraio 2024. Il Carnevale di Sciacca quest'anno prevederà molte aree dedicate a tanti target di età. Ci sarà l'area per i bambini, ci sarà l'area per le famiglie, dove si potranno praticamente sedere e degustare e soprattutto intrattenersi con spettacoli per famiglie e bambini. Ci sarà l'area per i giovani con DJ set, ci sarà ovviamente lo spettacolo dei carri allegorici con le coreografie. Ci sarà Luna Park, che è una novità introdotta anche quest'anno, e soprattutto il giorno domenica 18 di febbraio ci sarà come ospite Lucilla. E noi vi aspettiamo quindi tutti in massa. Per i più piccoli, domenica 11 febbraio e domenica 18 avrà luogo il Carnevale dei Bambini, durante il quale Peppe Nappa accoglierà sul palco tanti personaggi dei cartoon con giochi e animazioni. Domenica 18, ultimo giorno di Carnevale, si terrà il Lucilla Show alle ore 15. Peppe Nappa accoglierà sul palco Lucilla, reginetta di Baby Dance e star dei social di tutti i bambini. Ulteriori info sono disponibili online sul sito ufficiale sciaccarnevale.it. Tantissimi ingredienti per una festa unica. Per acquistare i biglietti, visitare il sito internet ufficiale www.carnevalesciacca.it oppure il servizio di vendita ticket SMS. Ci sono anche delle opportunità e delle tariffe agevolate per i gruppi, in questo caso inviare una mail a info@carnevalesciacca.it. Vi aspettiamo! Tanta euforia ci porterà. E siamo in coda al telegiornale con il consueto appuntamento con la rubrica L'approfondimento, luci e ombre per l'occupazione con Cesare Damiano, il presidente Associazione Lavoro e Welfare. Vediamo. Due giorni fa l'Istat ha diramato l'ultimo bollettino sull'occupazione con i dati relativi al mese di novembre 2023. È un dato positivo di crescita occupazionale che dura ormai dal lontano 2021. La stima che si fa è che la chiusura del 2023 porterà ad un aumento di 500.000 occupati. Nel 2022 avevamo avuto un saldo attivo di 400.000 nuovi occupati. Stiamo raggiungendo i cosiddetti record storici, addirittura rispetto agli anni 70. Non avevamo mai raggiunto il 61,8% di tasso di occupazione, né i 23.700.000 lavoratori e lavoratrici nel mercato del lavoro. Tutto bene? Non direi, perché bisogna mettere in relazione questi dati sicuramente positivi con il contesto europeo, con le altre nazioni che sono anch'esse cresciute come occupazione. Intanto siamo scesi all'ultimo posto perché la Grecia ci ha superati con delle performance migliori delle nostre per quanto riguarda la crescita occupazionale. Inoltre bisogna dire che noi siamo distanti di 9-10 punti dalla media europea, che si colloca verso il 70% del tasso di occupazione. Se poi prendiamo delle nazioni come la Germania al 78%, Svezia e Olanda che superano l'80%, le distanze sono addirittura siderali. Quindi molta strada bisogna ancora fare. Naturalmente bisogna considerare che le valutazioni quantitative sono importanti, la crescita dell'occupazione è un dato per noi significativo perché si accompagna alla crescita dell'attività economica, ma bisogna anche guardare alla qualità di questa occupazione. Sappiamo che esistono delle disparità di genere, anche per quanto riguarda l'occupazione femminile, l'Italia è all'ultimo posto in Europa.
e soprattutto nel nostro mercato del lavoro esistono ancora molte fragilità. Infatti, come ha rilevato l'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che dipende dal Ministero del Lavoro, una parte significativa del nostro mercato del lavoro è ancora caratterizzata dal lavoro cosiddetto saltuario, discontinuo, a termine, fragile, e da un lavoro sottopagato, che pone quindi una domanda di qualità assolutamente necessaria per quanto riguarda soprattutto le giovani generazioni. Facciamo questi passi avanti, consapevoli però che molta strada deve essere ancora percorsa. Il telegiornale termina qui, ma prima di lasciarci vi ricordo l'appuntamento subito dopo il telegiornale con la rubrica condotta da Francesco Nania, Informale, prima puntata dell'anno, riflettori puntati su Augusta, in particolare sul porto commerciale, con il presidente dell'autorità portuale, Francesco Di Sarcina. È tutto per questa edizione. Arrivederci e risentirci alla prossima.